molto studiato in diversi spazi linguistici è il betacismo, che qui chiamiamo betacismo, ma già sappiamo che può assumere nomi diversi, perché per betacismo intendiamo il passaggio da un suono labiale o solo parzialmente labiale, come può essere una W o una V, che è una labiodentale, a un'articolazione del tutto labiale, un'occlusiva bilabiale sonora tipicamente. Quella che appunto chiamiamo beta. Il discorso è che si chiama betacismo anche il passaggio inverso, cioè quello in cui una originaria occlusiva bilabiale sonora, B, si trasforma in un suono labiodentale, in un'approssimante bilabiale, come passaggio intermedio o come tappa finale, insomma. In quel caso però appunto i parlanti di quelle lingue che hanno avuto questo fenomeno di passaggio dall'occlusiva bilabiale alla costrittiva labiodentale, chiaramente lo chiamano betacismo, ma essendo la B diventata V dicono magari vitachismos. Ecco, e questo capita nel caso del greco, lo chiamano, è come se lo chiamassero vitacismo, anche scrivendolo usando lettere dell'alfabeto che lasciano credere che si sia conservato l'antico valore di quella lettera. Questo fenomeno è molto interessante, sappiamo che ha lasciato tracce notevoli nelle varietà italiche, nell'italo-romanzo, è un passaggio importante nell'evoluzione del latino, per cui sappiamo che alcune parole, come per esempio corum, hanno dato romeno corb, francese corbeau, e solo l'italiano ha mantenuto una V. Verbiche da berbice anche in italiano, anche se non è molto usato, in alcune varietà in sardo si sentono ancora continuatori di questa forma. O per esempio bolso, l'evoluzione di wulsum. Al contrario invece abbiamo cavallo da caballo, che sappiamo essere una forma sostitutiva di equum. E abbiamo tavola al posto di tabula, o altri esempi, insomma. Quindi vedete, V che diventa B e B che diventa V. In pratica si sono neutralizzate, così è come accade oggi in spagnolo. Nello spagnolo peninsulare, diciamo, iberico, parole come beber e vivir, si pronunciano esattamente con gli stessi suoni, nonostante la grafia, in un caso privilegi le originali consonanti del latino, e nell'altro abbia introdotto queste V che rappresentano appunto una modernizzazione di quel suono che in latino veniva rappresentato alternativamente come U o come V. Nel caso di bever e vivir, in realtà abbiamo due diversi esiti, perché nell'iniziale si ha in entrambi i casi un'occlusione, mentre nell'intervocalica si ha in entrambi i casi un'approssimante, diciamo, bilabiale. Si sono confuse B e V e ci sono due tassofoni prevedibili in base alle posizioni, che nel caso dell'intervocalica non sono più nessuno dei due suoni originari, ma è un nuovo suono, cioè un'approssimante bilabiale sonora che nasce in questi contesti di betacismo in senso lato. È interessante confrontare alcuni esempi del tedesco con gli esempi corrispondenti dell'inglese, dove vediamo che a to live corrisponde leben, a to wave corrisponde weben, a lever corrisponde leba. Altre annotazioni sono disponibili nello scritto, ma vado avanti. Ecco, arriviamo a lambdacismo e rotacismo, che comunemente vengono usati per designare difetti di pronuncia, difficoltà articolatorie, ma che storicamente hanno anche inciso, anche in questo caso, sull'evoluzione di alcune lingue. Per lambdacismo intendiamo il passaggio di un suono che non aveva caratteristiche laterali a un suono laterale. È un po' il contrario di quello che abbiamo visto prima per la cocominalizzazione. Cioè, succede in alcune lingue o per alcuni parlanti che suoni come la D o la R, soprattutto, siano pronunciati come se fossero una approssimante laterale, L. Questo accade
comunemente per i parlanti cinesi che non hanno un suono di tipo R nella loro lingua e che hanno difficoltà a pronunciarlo nelle lingue straniere, sottoponendo appunto questa R a forme di lambdacismo e andando incontro, diciamo, a condizioni di sciboletto, cioè vengono riconosciuti per questa loro difficoltà a pronunciare la R. Quindi in Pinyin, per esempio, abbiamo una L, una traslitterazione che prevede una L, ma abbiamo anche una traslitterazione che prevede una R, ma non per una reale R, ma per la notazione di un suono che genericamente è più un'approssimante o una costrittiva retroflessa. Quindi jn, jn. Questo è causa diciamo, delle condizioni con cui è stato creato il Pinyin. I cinesi hanno difficoltà a pronunciare questa R e la sostituiscono con un suono di tipo laterale. Quindi parole come l'italiano lira, che non si usa più, ma insomma è ancora una parola che conosciamo bene, abbiamo una traslitterazione e una pronuncia di tipo lila. Al contrario, in giapponese si ha un fenomeno di rotacismo, cioè proprio la L che non ha una sua diciamo, diffusione, efficacia funzionale e viene sostituita spesso con realizzazioni dell'altro fonema che invece è attestato e che somiglia di più a una R, cioè una approssimante alveolare o retroflessa con caratteristiche di lateralità. Quindi in questo caso in giapponese avremmo al contrario rida, quindi con una forma di rotacismo della L. Ma andiamo per ordine. Diciamo che in Italia abbiamo osservato e osserviamo spesso realizzazioni di tipo R per la L. Abbiamo già visto il caso di palchetto al posto di parquet, parquet o parchetto se avessimo voluto italianizzarlo, e questo per influsso di un'altra parola che probabilmente è palco. Ma il discorso opposto è magari più frequente, perché abbiamo già visto esempi come pellegrino al posto di peregrino o albero al posto di arbore per una dissimilazione. Ecco, quelli erano casi di dissimilazione, una R diventava L per non essere troppo simile all'altro suono che ricorreva un po' più in là o un poco prima. Sappiamo che la R di coda di varietà toscane o sarde va spesso incontro a un lambdacismo. Lambdacismo si ha per esempio nelle pronunce tipo calta o polku al posto di carta e porco. Si tratta di R che diventano L, ma diventano anche altre cose molto spesso. In sardo questo può andare incontro, in alcune varietà sarde settentrionali, può andare incontro a un processo di aspirantizzazione, quindi queste L da approssimanti passano addirittura a costrittive che sono diffuse in altri spazi linguistici con ampia discussione in letteratura, ma che in sardo sono ben presenti in queste aree e meritano moltissima attenzione perché sono suoni davvero molto interessanti. Più in generale si ha una D che diventa L, l'abbiamo già visto nel caso abbiamo già anticipato, è presente ad esempio nel caso dello spagnolo cauda, che in italiano dà coda e in spagnolo dà cola. Ma lo sappiamo anche, lo conosciamo anche per diversi dialetti dell'area alto-meridionale che hanno detto storicamente, come è documentato anche dagli atlanti o dai lavori di vari dialettologi, che dicono per esempio lulend invece di il dente, cioè la D iniziale di dente si lateralizza, cioè dà luogo a una L, oppure invece di dire il pidocchio, invece di dire pidocchio, dicono upluc, upluc, cioè quella D molto affrettata, diciamo molto ipoarticolata, si confonde con una L. Anche questo è un lambdacismo. Sul rotacismo, invece, c'è ancora da dire che è forse ancora più frequente perché proprio nelle stesse aree abbiamo parole come dire, che sarà dice, ma per esempio quando si deve dire che ti devo dire, si ricorre a una soluzione che t'aggiarisce,
taggiarisce la D in posizione intervocalica, va incontro a rotacismo e diventa una specie di R. R che sentiamo molto bene in inglese americano, nella realizzazione di T e D post-accentuali, frequentemente non si sente più T o D. Sentiamo dire body invece di body, sentiamo dire better invece di better, sentiamo dire 20 invece di 20. Quindi in posizioni di attacco post-accentuale, queste T e queste D diventano delle monovibranti, quindi delle R in senso lato. Del rotacismo vocalico abbiamo già parlato, ci rimane da precisare magari appunto il rotacismo che ha interessato le lingue dei Balcani, in particolare nel nostro caso pensiamo al romeno, che ha soare per sole e che ha avuto anche una N che è andata incontro al rotacismo, per cui la parola buono a un certo momento era diventata buri e poi adesso è tornata, siamo tornati a buni. Quindi, però, anche qua, se guardiamo un po' la letteratura specialistica, ci dicono che molto spesso la N intervocalica dell'italiano viene percepita, soprattutto dagli anglosassoni, come una monovibrante nasalizzata, segno che la nostra N, anche la nostra N, tende in alcuni casi a confondersi con una R. In piemontese si ha l'esempio della L che si confonde con una R, in aree dell'astigiano dove si sente dire il surei o il murein, il mulino o il sole, appunto. In italiano abbiamo un'alternanza tra L e R in assembramento rispetto ad assemblare, o in numerosi esempi in cui si ha uno scambio tra R ed L, anche per ragioni legate alla metatesi, appunto, a uno scambio di posto, che non riguarda esclusivamente solo R e L, ma in molti casi appunto coinvolge questi due suoni. Abbiamo persone che, anziché dire interpretare, dicono interpretare, spostando la R dalla posizione di coda della sillaba precedente alla posizione d'attacco della sillaba seguente. Abbiamo padule, questo è in italiano antico ovviamente, ma anziché palude, e anche qua c'è uno scambio tra D e L, quindi vedete la D in molti casi è chiamata in causa in questi fenomeni che riguardano lambdacismo e rotacismo, ma qui si tratta in particolare di metatesi, cioè scambio di posto tra due suoni. In realtà molto spesso si sposta solo uno di questi suoni, per esempio nello spagnolo pregunta, che deriva da pregare, quindi etimologicamente la R si trova in attacco della prima sillaba. Con la stessa origine in lingue come il portoghese, la R si è spostata in coda della sillaba, anche se in realtà forse poi è la vocale che scompare e lascia il posto del nucleo sillabico proprio a questa R, come accade in altre lingue. Quindi in portoghese noi abbiamo oggi pergunta, una prima sillaba che suona un po' come le sillabe di quelle lingue in cui la R può effettivamente svolgere il ruolo di nucleo vocalico, come croato, sloveno, ceco, dove sappiamo che per esempio il nome di Trieste suona più come Trst, con una R che non è preceduta né seguita da nessuna vocale, è lei la vocale. In francese, beh, chiaramente conosciamo benissimo il nostro formaggio che deriva da formaticu, che però diventa fromage, con la R che stavolta passa dalla coda all'attacco, e anche questo è un caso di metatesi, come altri che vedete descritti più in basso e sui quali non mi soffermo.